Tante teste, tante idee, tanti capelli, tanti problemi. Ne parliamo oggi con il dottor Fabio Rinaldi, dermatologo, a cui chiediamo di darci una spiegazione e soprattutto una soluzione per il problema che ci preoccupa. Dottore, intanto grazie e buongiorno. Grazie a voi. Io inizierei da un problema molto diffuso, e cioè che sembra che i capelli non crescano. È possibile? È un'impressione? O che cosa succede? A volte è un'impressione, a volte in realtà crescono, oppure crescono più lentamente perché dipende dall'attività del bulbo. Siccome la fase di attività, che si chiama anagen, più di tanto non dura, a un certo punto può essere che si blocchino. Però ci sono persone, come quegli indiani che hanno i capelli fino al pavimento, che hanno un anagen così lungo che crescono all'infinito. Spesso succede che mancano i fattori di stimolazione per tenere il bulbo attivo, Sì. cioè dobbiamo tenere il motore che funziona. E quindi, per esempio, bisogna stimolarli con gli aminoacidi giusti, con l'alimentazione giusta, ma magari anche con quei fattori di crescita o quelle sostanze che aiutano il bulbo a stare nella fase attiva. Quali sono queste sostanze? Diamo un'indicazione ai nostri ascoltatori che notano che i loro capelli si fermano sempre alla stessa lunghezza. Certamente bisogna arricchire l'alimentazione di aminoacidi. Gli aminoacidi sono tipicamente nelle proteine, quindi dalla carne al latte, al pesce, a tutto il resto, ma anche in molte verdure, in molti ortaggi. Tante più proteine, aminoacidi di un certo tipo, come la fenilalanina, come il triptofano, che sono contenute in queste cose, danno proprio lo stimolo di crescita. E poi si possono applicare sostanze, adesso sono molto frequenti, ormai di moda per fortuna, questi polipeptidi di crescita, che sono proprio quelli che dicono al bulbo e al motore di Dati da crescere, fare. dati da fare cresci, e quindi di allungare il fusto. Grazie, dottor Rinaldi. Grazie a voi.